Monta sempre più forte la protesta dei cittadini teramani contro le maxi bollette d'acqua emesse dalla Ruzzo Reti e recapitate in questi giorni agli utenti. Nelle somme sono stati conteggiati conguagli degli ultimi 3 anni, anche se il consumo del 2018 è ormai prescritto e quindi inesigibile. L'acqua è un bene pubblico e non deve essere oggetto di profitto, tuona Casa del Popolo, che ha organizzato un'assemblea in Piazza Orsini su questo tema, con la partecipazione di associazioni cittadine e del coordinamento dei quartieri. Cosa dice l'ARERA precisamente? L'ARERA dice che possono essere fatti conguagli e quindi devono essere fatte le letture effettive. I conguagli negli ultimi 2 anni, questa è una bolletta del 2021, invece si è stato preso in considerazione anche l'anno 2018, quindi siamo al terzo anno, quindi è un addebito a carico dell'utenza non dovuto. Quindi noi che cosa chiediamo? Chiediamo che nel recupero complessivo siano stralciati quegli importi relativi al 2018. Inoltre, ad indignare i cittadini, secondo il portavoce del coordinamento dei quartieri di Teramo, Domenico Bucciarelli, sono anche le tariffe applicate dalla Ruzzo Reti, che sarebbero forse più alte del dovuto. Noi innanzitutto chiediamo come quartieri che le tariffe dovessero essere limitate all'inflazione, cioè oggi cosa c'è di grave secondo noi nelle bollette? Che sono delle tariffe eccessivamente elevate perché sono adeguate ai costi. Siccome l'ARERA dice che il bilancio deve essere riequilibrato annualmente, chiaramente, non è che ci possono essere delle perdite, dovendo riequilibrare il bilancio, il Ruzzo che cosa fa? Adegua le tariffe ai costi che sono elevati. Non è una politica seria, bisogna abbassare i costi, razionalizzare i costi e abbassare le tariffe, perché le famiglie non ne possono più. Al termine dell'assemblea, Casa del Popolo ha proposto una moratoria per quello che riguarda l'annualità prescritta e l'annullamento delle maxi bollette d'acqua per tutti coloro che vivono in uno stato di povertà.